Energia, entusiasmo, eleganza, garbo e indiscussa professionalità. Con questo biglietto da visita, Laura Magli, giornalista Mediaset, ha incontrato il pubblico tarantino per la presentazione della sua prima pubblicazione dal titolo Un tesoro chiamato Fede, che ha portato luce nell'agorà della biblioteca a Clavio nonostante l'uggioso pomeriggio. La forza di una pubblicazione che coinvolge e si rivolge soprattutto ai più piccoli. Sì, Un tesoro chiamato Fede è un libro che vuole proprio rivolgersi ai più piccoli, ma non solo. È un libro per tutta la famiglia. Credo che la fede sia un valore che possa e debba essere ricercato e in qualche modo coltivato e vissuto tutti insieme nell'ambito del nucleo familiare. Mi sono proprio resa conto di questa solitudine esistenziale fortissima e di questo divario enorme che c'è tra la realtà e la percezione della realtà stessa. E credo che i bambini in questo momento storico siano un po' i più, passami il termine, dimenticati. Riuscire a trovare un modo che possa avvicinare i bambini alla curiosità di scoprire che dentro di loro sono già speciali, loro hanno dentro di loro hanno già tutto quello che può essere utile e importante per essere pienamente felici, che è l'incontro col Signore, credo che sia davvero una cosa molto importante. Un progetto editoriale che coinvolge direttamente la città di Taranto e infatti Scorpione è la casa editrice del libro. La scoperta del tesoro è questa fede, questa semplicità è quello che mi interessa di questo libro, che mi ha interessato. Non è un tesoro lo stesso per tutti, ognuno ha quel tesoro, ma è quel tesoro che viene naturalmente vissuto individualmente. Ad accogliere la scrittrice, l'assessore alla cultura Angelica Lussoso, che ha conferito all'ospite un riconoscimento da parte del comune. Abbiamo preparato per lei una targa che le doneremo da parte del comune di Taranto, proprio per le sue gesta da giornalista, per le inchieste che segue, per tutta la passione che mette sia proprio nel lavoro ma nella dedizione di alcuni casi come quelli del femminicidio. Laura Magli si è occupata per Pomeriggio 5 di vari casi di femminicidi. Particolarmente toccante il videocollegamento con Gino Cecchettin, papà della povera Giulia, vittima della furia assassina dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Alla serata, coordinata dalla giornalista Benedetta Cimini, ha preso parte anche Don Francesco Nigro, segretario regionale per la Commissione Episcopale per la Catechesi.